Grazie Roberto e grazie Linvolley per questo invito, sono molto onorata, sono molto contenta che qua stasera con me ci sia anche la dottoressa Gloria Gallo che mi ha aiutato a avere una prospettiva non solo clinica ma anche da persona che ha fatto sport a un certo livello. Io ho sempre fatto sport ma assolutamente mai a livello agonistico, quindi sono qua per imparare da voi e quindi l'idea è che io vi racconti le cose che so nella prima parte e poi che dopo possiamo un po' discutere insieme, nel senso che di tante cose davvero io non ho esperienza e quindi possiamo mettere insieme le nostre esperienze e competenze. Come diceva Roberto, io sono una neuropsichiatra infantile e ricercatrice all'università e come neuropsichiatra infantile lavoro all'ospedale Regina Margherita e in particolare mi occupo di psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. Quindi negli ultimi anni ho avuto un po' la possibilità di incontrare ragazzi con vari gradi di sofferenza psichica e quindi cerco di portarvi anche un po' quella che è la loro voce. Quello di cui vorrei parlarvi stasera è brevemente che cos'è l'adolescenza, perché le vostre ragazze, mi sembra che se ho capito bene tutte parlo al femminile questa sera, le vostre ragazze attraversano dei cambiamenti che sono fisiologici, che sono normali. Accennare a come mai l'adolescenza è un periodo particolarmente delicato e anche a qualcosa su come stanno i nostri adolescenti oggi, perché ne sentiamo parlare oramai davvero tanto sui giornali e quindi mi fa piacere portarvi alcuni dati. E poi approfondire sul benessere mentale e sport e poi provare a darvi due idee su quali possono essere i segnali d'allarme che possono essere colti e cosa puoi fare se uno intercetta dei segnali d'allarme. E poi ne discutiamo insieme. Allora, l'adolescenza inizia, il periodo che va dalla pubertà all'età adulta, inizia un po' prima per le femmine, perché lo sviluppo fisico inizia prima nelle ragazze. Roberto, questo quando ci siamo incontrati me l'ha sottolineato diverse volte, pensando in particolare a ragazze in cui, proprio perché c'è un incontro con un certo tipo di sport, forse c'è anche un certo tipo di fisico e quindi anche una crescita di statura e di sviluppo a livello delle caratteristiche sessuali che avviene prima dei maschietti e a volte questo può essere un problema, anche perché a volte lo sviluppo fisico non è che vada proprio di pari passo con lo sviluppo della mente e dell'emotività. I ragazzi quando entrano in adolescenza vanno incontro a dei cambiamenti neurobiologici e comportamentali e iniziano improvvisamente ad essere molto più interessati a tutta una serie di cose che prima non erano così importanti. Innanzitutto le dinamiche sociali, quindi lo status sociale, i compagni, gli amici, ma anche un interesse verso le relazioni affettive, i fidanzati, le fidanzate e anche sessuale. E poi iniziano ad essere molto interessati a cercare novità dal punto di vista di sensazioni ma anche di esperienze. Cambia anche il modo in cui dormono e cambiano proprio alcuni aspetti che sono neurobiologici. In adolescenza succede una roba che si chiama potatura, pruning in inglese, cioè la densità dei neuroni del cervello si riduce, è come se perdessero dei collegamenti, perché devono essere irrobustiti i collegamenti tra le cellule del sistema nervoso del cervello che sono più importanti. E quindi questo è quello che sta dietro ai processi di apprendimento, cioè in adolescenza il cervello cambia proprio. Cambia anche il modo in cui i ragazzini e gli adolescenti iniziano a pensare in maniera molto più veloce, a essere più rapidi nel modo in cui processano le informazioni, ma quello che è importante è che negli adolescenti succede un fenomeno particolare, che questa maturazione del cervello non avviene allo stesso momento in tutto il cervello, ma avviene prima in alcune aree del cervello che sono quelle che sono deputate a processare le emozioni. E quindi gli adolescenti iniziano a, come dire, a provare in maniera più intensa le emozioni, ma ad avere meno capacità di controllare queste emozioni, di controllarsi in generale. Perché la parte che si sviluppa dopo, che matura dopo nel cervello di un adolescente, che è la parte frontale, che è la parte che è deputata al controllo, effettivamente matura più tardi. E questo è il motivo per cui gli adolescenti sono spesso piuttosto impulsivi e fanno le cose prima di pensarci due volte. Ecco. Questo è proprio dovuto a un cambiamento del loro cervello, che poi verso la fine dell'adolescenza, quindi diciamo all'inizio 20-25 anni, si conclude e quindi insomma ce l'abbiamo fatta. A volte, non sempre.
in adolescenza i ragazzi hanno il compito di diventare grandi. Diventare grandi vuol dire affrontare alcuni compiti, alcune sfide, che devono essere affrontati e portati a termine in adolescenza. E se per qualche motivo in adolescenza queste cose qua non vengono affrontate, non vengono portate a compimento, è un po' un pasticcio, nel senso che poi queste stesse sfide realizzate più avanti, quando uno ha 25, 30, 40, 50 anni, beh, possono crearsi dei problemi. Adesso, vedendo quali sono i compiti, potete immaginare quali sono i problemi. Diciamo che, sintetizzando, l'adolescente deve fare tre cose. La prima è portare avanti il processo di separazione e individuazione. E provo a spiegarvi un pochettino di che si tratta. Si tratta del fatto che il ragazzino o la ragazzina deve iniziare a prendere le distanze da mamma e papà. Mamma e papà fino ai 10-11 anni sono gli idoli, tutto quello che dicono è sacrosanto e vero. Da un certo punto in poi, e sempre prima ormai, quindi anche terza, quarta elementare iniziano già a esserci le prime avvisaglie, gli adolescenti iniziano a prendere le distanze. Questo è un fenomeno fisiologico normale, perché devono iniziare a trovare la propria identità, che non è per forza quella di mamma e papà, che vuol dire iniziare a pensarla diversa nel modo in cui ci si veste, nel modo in cui si gestisce il ritmo sonnoveglia, negli amici che si scelgono, nel modo in cui ci si veste, nei tatuaggi e nei piercing che si vogliono tantissimo fare, invece mamma e papà non vogliono tanto, eccetera, eccetera. E questo è un processo che avviene, inizia da quando il bambino è partorito, poi va avanti quando il bambino viene svezzato, quando il bambino inizia a camminare, quando viene inserito alla materna, ma è come se in adolescenza tutto diventasse molto più veloce, e quella è una fase in cui certe cose devono proprio succedere, perché se poi non succedono uno si ritrova a non riuscire magari a costruire un proprio nucleo familiare, perché non ci si è separati in maniera adeguata dal proprio nucleo di origine. Perché il ragazzino riesca a fare questo processo, il genitore deve assumere una posizione difficile, perché deve in qualche modo lasciare libero di andare. Questo a volte non è tanto facile, soprattutto se non si condividono, se si ha paura, se si è preoccupati, perché se si tiene troppo il ragazzino poi non farà le esperienze che deve, oppure le fa in maniera detonante, facendo delle rotture importanti. Quindi questo è un processo che riguarda il ragazzo, ma riguarda anche le mamme e i papà. E poi il secondo grande compito è il fatto che all'improvviso il corpo del bambino cambia. Nei maschi, spesso molto evidente, non so, finiscono la seconda media in un modo, iniziano la terza media che hanno i peli, sono alti 10 cm in più, hanno cambiato la voce, hanno i brufoli e si sentono orribili, con le braccia e le gambe lunghe, scordinate, nelle porte. Lo stesso vale per le femmine, che a un certo punto cresce il seno, arrivano le mestruazioni, che schifo, mi macchio, eccetera, eccetera. E appunto, come dicevo prima, spesso, cioè, a volte può capitare che il corpo cambia, ma la mente il cambiamento della mente non vada di pari passo con quello del corpo. E quindi ci troviamo magari con ragazzine alle medie che hanno un corpo da donna, quindi hanno un seno, hanno le curve, hanno le mestruazioni, ma poi non sono capaci di gestire tutta quell'attenzione, anche gli sguardi degli altri, ma anche proprio gestire il corpo, che è diventato un corpo sessuato. Oppure viceversa, ragazzine che vorrebbero tantissimo essere sviluppate, ma che no, che sono piatte e niente, non succede niente. E quindi questa incongruenza tra il corpo e la mente può creare tante fatiche, soprattutto perché, come dicevamo prima con Roberto, a volte invece i maschi si sviluppano molto dopo, quindi abbiamo delle ragazzine alle medie che sono delle donne e dei ragazzini che sono dei bimbi. Quindi i ragazzi si devono appropriare di questo corpo, che non è più il corpo che avevano magari 6 mesi prima, cioè devono farlo loro, conoscerlo, e anche decidere che deve andargli bene in un certo senso, perché quello è, anche se avrebbero voluto essere più alte, più basse, più bionde, meno bionde, con più seno o meno seno. E questo, se pensiamo anche alla nostra adolescenza, è qualcosa con cui abbiamo fatto i conti e che con cui il nostro corpo ci continuiamo a fare i conti anche quando siamo adulti. Però in adolescenza il cambiamento è così rapido che bisogna avere il tempo poi di appropriarsene. E poi inizia a venire fuori la sessualità e si inizia a capire innanzitutto se si sta bene nel proprio corpo di maschio e di femmine, e anche il tipo di sessualità che si vuole esercitare, quindi tutto il tema delle relazioni affettive, dei primi scambi anche sessuali.
E poi i ragazzini iniziano a diventare pudichi, iniziano a vergognarsi, a chiudere la porta del bagno quando andavano in bagno, quando prima invece la doccia veniva fatta davanti a tutti senza alcun problema, e iniziano a scandalizzarsi se il fratello passa in corridoio mentre si stanno cambiando, eccetera, eccetera. E questa è una cosa che è giusta, che è normale, parla di intimità e di poter distinguere una sfera che è propria da quella degli altri. L'ultimo punto, vi dico queste cose perché poi c'entrano con i vostri ragazzi, le vostre ragazze. L'ultimo punto è il fatto che l'adolescente deve impegnarsi, si impegna nella costruzione di nuovi legami affettivi e sociali. Questa è un'immagine di Sex Education, che è una serie su Netflix molto carina che vi consiglio di vedere. Nuovi legami affettivi e sociali vuol dire che i ragazzini iniziano a essere molto più interessati al legame con i pari che al legame con gli adulti. Chi se ne frega degli adulti, mi importa molto di più passare del tempo con i miei coetanei e soprattutto ascolto molto di più quello che dicono i miei coetanei di quello che dicono gli adulti, anzi, proprio perché le cose le dicono gli adulti malissimo. E quindi inizia anche a esserci l'esigenza di assumere un ruolo specifico all'interno del gruppo, quindi si danno dei nomi nuovi, soprannomi, cambiano nome, come un secondo battesimo. I ruoli poi nelle classi, nei gruppi sono molto rigidi, magari c'è anche un aspetto di abbigliamento che deve essere super uniforme, come una divisa, no? Se uno passa davanti a un liceo sono tutti vestiti uguali, oppure sono vestiti a gruppi a seconda delle appartenenze, di maranza, che adesso vanno col borsello, che sarebbe qua. E anche nel modo di parlare, tant'è che a volte io alcune espressioni non le capisco quando me le dicono, devo chiedere la traduzione, cosa che mi fa sentire veramente praticamente ottuagenaria. Quindi i contesti sociali, in questo caso la squadra, ma anche la classe, sono il posto dove sperimentare la propria nuova identità sociale, che magari non era quella che avevano da bambini. Magari da bambini erano tutti bravini, poi invece in adolescenza iniziano a tirar fuori delle parti che prima non avevano. E tendenzialmente la progressione è che prima iniziano a giocarsela in un gruppo omosessuato, il pigiama party, le femmine al pigiama party, vedo degli entusiasmi in fondo. Poi il gruppo diventa misto, quindi maschi e femmine iniziano a uscire insieme maschi e femmine, e poi finisce che dal gruppo escono le coppie e poi si tiene il gruppo, ma insomma poi la cosa importante diventa la coppia. Vi ci ritrovate, se la giudico, se dico delle stupidaggini, il gruppo di adolescenti, ditemelo. A posto finora. Quindi l'adolescenza è un periodo meraviglioso, ma può anche essere un periodo molto difficile. Un periodo difficile perché c'è un grosso cambiamento, e il cambiamento a volte può essere una crisi, una rottura rispetto a tutta una serie di cose. È normale che in adolescenza ci possa essere una difficoltà anche fisiologica, a volte per alcuni la difficoltà diventa un disagio, per una proporzione piccola ma significativa di ragazzi in adolescenza può esordire un vero e proprio disturbo psichiatrico, come su una linea. E noi non sappiamo mai davanti a chi siamo, se è un ragazzo che sta vivendo un periodo di normale difficoltà o un ragazzo che poi magari invece avrà dei problemi più seri. Che cos'è la salute mentale? Questa è in inglese, ma ve la traduco, ed è la definizione di salute mentale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è molto bella, ci aiuta a capire un po' che cosa si intende. È uno stato di benessere mentale che rende le persone capaci di gestire gli stress della vita, realizzare le proprie competenze, imparare bene, lavorare bene e anche contribuire alla propria comunità. È una componente integrale della salute. Salute e salute mentale non si possono tanto distinguere. E che fa sì che le persone diventino capaci di prendere decisioni, di costruire le relazioni e anche di modellare il mondo in cui si vive. È un diritto umano fondamentale ed è cruciale per lo sviluppo personale delle comunità e anche socio-economico. Ed è molto di più che l'assenza di disturbi mentali. Questo è solo per questo è il mio punto di vista clinico, questo è un lavoro scientifico che è andato a calcolare su tantissimi studi scientifici qual è l'età di esordio dei disturbi psichiatrici. E non so se si capisce dal grafico, ma ci sono due picchi di età di esordio dei disturbi psichiatrici, uno è a 30 anni e l'altro, quello numericamente maggiore, è a 14 anni e mezzo. Quindi tanti disturbi esordiscono proprio quando i ragazzini sono adolescenti, diciamo fine terza media, inizio superiore, insomma quegli anni lì, quindi anche abbastanza piccoli.
Il punto è che se noi non riconosciamo le problematiche di salute mentale in adolescenza, è più facile che queste problematiche si trascinino e perdurino in età adulta, con conseguenze anche sulla salute fisica, perché salute fisica e salute mentale vanno insieme. Se uno non sta bene da un punto di vista fisico, ne patisce da un punto di vista mentale e anche viceversa. E poi c'è anche una possibilità che si limiti l'espressione delle potenzialità del ragazzo, perché se sta male le sue energie sono impegnate nel cercare di tirare avanti, e quindi le potenzialità da un punto di vista sociale, da un punto di vista scolastico, ne vengono molto limitate. I disturbi mentali vengono fuori quando c'è una vulnerabilità personale che si unisce a fattori stressanti della vita. Adesso vado un po' veloce, ma i fattori, ci sono dei fattori protettivi, per esempio a livello individuale, qua, questo è un documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e vedete, non so se si vede, ma nella categoria individual l'ultimo punto è l'attività fisica, che è un fattore protettivo a livello individuale da un punto di vista di salute mentale, ma anche le competenze socio-emotive sono un fattore protettivo. Anche avere una buona salute fisica, così come invece avere un problema di salute, una malattia cronica quando sono ragazzini o bambini, è un fattore di rischio. E poi avere, non so se vedete nel family community, quindi a livello di famiglia e comunità, avere un network sociale positivo, network nel senso di relazioni, legami, non social network, e avere del capitale sociale, cioè una rete di persone attorno, sia adulti che pari. E poi tutta una serie di elementi invece strutturali, cioè vivere in un paese dove non rischi di cadere una bomba sulla testa, dove puoi avere da mangiare, dove i tuoi diritti sono rispettati, che sembrano stupidaggini, ma non per tutti è così. Non mi soffermo sui fattori di rischio, poi ne parleremo invece più tardi. Ok, andrei avanti, poi domande tutte dopo, giusto? Sì. Quindi, come stanno i nostri adolescenti oggi? Sicuramente avrete letto tante cose sui giornali. Mi preme però precisare una cosa rispetto a quello che abbiamo detto sui giornali. La cosa che mi preme precisare è questa, cioè che la letteratura scientifica internazionale aveva rilevato un aumento di problematiche psichiche in infanzia e in adolescenza già prima della pandemia, anche un aumento molto significativo e preoccupante. Poi cosa è successo? È arrivato il Covid, ci sono stati i lockdown, ci sono state le restrizioni, e effettivamente i disturbi psichici sono ulteriormente aumentati, però è un po' come se noi avessimo visto, cioè ce ne fossimo accorti con il Covid, noi nel senso grande pubblico, ma la situazione era già critica prima, noi come se avessimo visto poi un'impennata, la cresta dell'onda, ma l'onda stava già partendo gli anni antecedenti al Covid. E questo ci tengo a dirlo perché non è che andato via il Covid risolviamo il problema. Il lockdown non ha fatto bene, ma alcuni studi dicono anche che mentre i ragazzini erano in lockdown, se non erano in condizioni familiari drammatiche, tutto sommato a casa stavano anche bene senza andare a scuola. Quindi il legame con il lockdown e il Covid non è così lineare. Comunque la situazione è tale che negli Stati Uniti a ottobre del 2021 l'Associazione dei Pediatri Americani, l'Associazione degli Psichiatri dei Ragazzini Americani hanno emanato una dichiarazione di emergenza nazionale per quanto riguarda la salute mentale dei bambini e degli adolescenti, che è una presa di posizione molto rilevante da parte delle principali società scientifiche americane. E addirittura in questo lavoro che è pubblicato sulla rivista più importante a livello mondiale dei pediatri, viene detto che negli Stati Uniti il 20% dei minori di qualsiasi età hanno un disturbo mentale e il 40% raggiungerà i criteri entro i 18 anni, che sono insomma, delle robe che preoccupano, che sono significative. E in particolare i minori che vivono in condizioni di povertà o che appartengono a minoranze, perché voi sapete che negli Stati Uniti l'accesso alle cure non è garantito ugualmente per tutti. E poi ribadiscono che la salute mentale impatta su quella fisica e che problemi di salute mentale possono creare difficoltà nell'apprendimento, quindi nella possibilità di imparare a scuola, nella socializzazione e nell'autostima. E poi sottolineano che se un disturbo mentale non è curato e non è preso in carico, quello che può succedere è anche che ci sia un rischio di suicidio, e questo è quello che ci ricordava anche Roberto prima nella sua introduzione. Infatti una delle problematiche a livello mondiale che è aumentata di più durante la pandemia, cioè tra prima e dopo la pandemia, sono state le problematiche inerenti alla suicidalità, cioè i ragazzini che iniziano a pensare di togliersi la vita.
e anche disturbi alimentari. Questo è uno studio invece della Gran Bretagna, quindi disturbi alimentari e problematiche di autolesività, cioè ragazzini che si fanno del male. Va bene, detto questo, andiamo a provare a capire insieme quali possono essere i fattori che lo sport può rappresentare sia in termini di benessere e quindi di fattori protettivi, sia in termini invece di fattori di vulnerabilità. Quindi non mi interrompo, faccio le domande tutte dopo. Okay. Forse voglio dire ancora una cosa, no, su questo non vi ho detto che in Italia la situazione, non vi ho portato dei dati italiani, però in Italia la situazione non è tanto diversa, semplicemente abbiamo studi meno robusti che lo dimostrano. Io lavoro appunto a Regina Margherita e negli ultimi 4 anni abbiamo avuto effettivamente un aumento di situazioni di ragazzini con sofferenza psichica che è molto molto aumentato, e tant'è che spesso noi non siamo tanto in grado di accogliere tutte le richieste che ci arrivano, sia a livello di pronto soccorso, non sappiamo fisicamente dove metterli, e infatti molti ragazzini non vengono neanche ricoverati nel nostro reparto, ma devono essere ricoverati in altri reparti di pediatria, e sia a livello di possibilità di assorbire queste richieste a livello territoriale. Poi ci arriviamo, perché alla fine vi ho dato, volevo mettervi un po' di indicazioni su cosa fare se c'è qualcosa che vi preoccupa. Quindi quello che abbiamo visto negli Stati Uniti e negli altri paesi lo abbiamo visto anche in Italia. Un altro aspetto è che sembra esserci un po' un'associazione con l'anno scolastico, cioè i ragazzini stanno peggio, vengono di più in pronto soccorso quando c'è la scuola e quando la scuola diventa stressante, quindi vuol dire quando inizia, a settembre, perché c'è paura un pochino all'inizio della scuola, con la fine del primo quadrimestre e con la fine dell'anno scolastico, quindi maggio. E noi lo vediamo, perché a gennaio e a maggio davvero abbiamo tantissimi ragazzini in pronto soccorso. E poi durante l'estate si sta meglio, un pochino meglio, e quindi vengono un po' di meno. Questo non vuol dire che la scuola è brutta e cattiva, credo voglia dire che la scuola è un posto stressante per i ragazzi, sia da un punto di vista accademico, dove bisogna imparare, bisogna fare delle performance, e sia anche da un punto di vista di relazioni sociali. La scuola è il posto dove i ragazzi hanno le principali relazioni sociali, non tutti hanno una squadra di pallavolo e non hanno magari, non tutti i ragazzi hanno altri contesti dove vivere la loro socialità, e molti dei ragazzi ormai vivono la loro socialità online, quindi la scuola è l'unico posto dove fisicamente magari alcuni si ritrovano e stanno insieme agli altri. Immagino che una domanda poi possa essere: ma come mai c'è stato questo aumento di problematiche psichiche? La verità è che non lo sappiamo tanto. L'aumento, adesso non vi ho messo i grafici, l'aumento sembra essere stato più rilevante a partire dal 2005-2007, che da un punto di vista puramente temporale è stato anche quando hanno iniziato a diffondersi tanto i social network e gli smartphone. Detto questo, non credo sia l'unica spiegazione, cioè credo che questo possa essere un elemento che va approfondito e va studiato, ma c'è anche tanti altri aspetti che per esempio riguardano questioni più sociologiche, cioè di come sono fatte le nostre società occidentali, in cui è molto facile trovarsi da soli, in cui i nuclei familiari spesso sono da soli, e anche un altro aspetto che credo sia rilevante, cioè che noi adulti siamo un po' fragili. A volte noi adulti non abbiamo tanto risolto le cose di cui parlavamo all'inizio nei compiti evolutivi dell'adolescenza, e non riusciamo tanto a essere punti di riferimento per i ragazzi, e quindi questo credo sia un altro tema molto importante. Poi c'è tutto il tema del futuro. A volte l'impressione, parlando con i ragazzi, è che non immaginino tanto il futuro, per via della crisi climatica, per via delle guerre, per via della pandemia, che loro hanno vissuto e noi mai prima di allora. Quindi credo che anche questo, in qualche modo, loro vedono il futuro in maniera un po' cupa, ma di questo poi possiamo chiedere la ragione ai rappresentanti là in fondo, se non sono andata a fare un pigiama party. Quindi veniamo allo sport. Allora, con Gloria abbiamo provato, grazie alla sua esperienza, mettendo anche un po' insieme dati di letteratura, a immaginare quelli che possono essere fattori protettivi del contesto sportivo, anche sportivo ad un certo livello, come so che le vostre ragazze vivono.
Allora, l'attività sportiva si associa a livello proprio biologico ad un miglioramento del tono dell'umore. L'attività sportiva si associa a un rilascio di serotonina. La serotonina è un neurotrasmettitore del cervello che si associa all'umore, tant'è che i principali antidepressivi sono dei farmaci che regolano i livelli di serotonina nel cervello. E poi questo l'ho sperimentato anche io nel mio piccolo, piccolo livello di sport molto basic. Quando uno fa sport si riduce lo stress e aumenta la sensazione di benessere con il rilascio di endorfine, quindi quando uno finisce un'attività fisica intensa ha una sensazione oggettiva di benessere che è dato dal rilascio delle endorfine, che di nuovo sono molecole che si associano a tutta una serie di effetti positivi. Fare sport rafforza l'autostima e la fiducia in se stessi. E mi collego all'ultimo punto: fare sport si associa al fatto che i ragazzi hanno più frequentemente una mentalità di crescita. Mentalità di crescita, growth mindset in inglese, vuol dire pensare che io sono così in questo momento, ma nel futuro posso migliorare, posso migliorarmi, posso fare delle cose per crescere e migliorarmi. In tutti gli ambiti posso diventare più intelligente, posso diventare più acculturata, più capace di stare in relazioni, ma posso anche diventare più brava dal punto di vista tecnico, fisico, sportivo. Quindi lo sport educa ad avere una mentalità di crescita, cioè a porsi degli obiettivi e cercare di raggiungerli. Quindi io non sono condannata a essere così per sempre, ma anzi sono punto sul fatto che posso migliorarmi. E questo non è scontato. Giustamente Gloria sottolineava lo sport migliora le capacità attentive, l'autocontrollo, e questo me lo dovrete raccontare poi meglio voi dopo, e il problem solving. Il problem solving vuol dire io ho un problema, sono in grado di trovarne una soluzione. Non esistono problemi, solo soluzioni. Favorisce le interazioni sociali, perché diventa quasi, questo davvero me l'ho raccontato, una seconda famiglia, credo, è un contesto dove ci sono tanti altri pari, tanti altri adulti, e dove c'è uno scambio continuo, e ci si conosce, credo, molto molto a fondo, in intimità, nel senso che si passa tanto tanto tempo insieme, e forse anche nel momento in cui la scuola e la classe non sono un ambiente dove ci si riesce tanto a fare degli amici, magari ci può essere invece la squadra in cui ci sono gli amici, quindi può essere un altro luogo di investimento sociale. Sport di squadra in particolare sostengono l'empatia e le abilità relazionali, perché se non si lavora anche su questo non si riesce a fare un buon lavoro di squadra, di nuovo però raccontatemi poi anche voi dopo. E poi c'è una maggiore percezione del proprio corpo, del proprio stato di salute fisico, cioè si è più attenti al proprio corpo, ce ne si prende forse anche un po' più cura. E poi si associa anche a un sonno più regolare, a un ritmo sonno-veglia più regolare. Come vi dicevo prima, in adolescenza il ritmo sonno-veglia cambia, ci sono ragazzini che iniziano a avere difficoltà proprio di sonno, anche molto importanti, fino ad arrivare ai ragazzi che invertono il giorno con la notte. Ecco, fare attività fisica protegge un po' da questo tipo di derive. Abbiamo provato però anche a pensare a quali possono essere gli aspetti di... Se ci sono altri fattori protettivi mi fa molto piacere che dopo possiamo discuterne insieme e arricchire questa lista. Abbiamo provato invece a pensare a quali possono essere gli aspetti più di vulnerabilità, e di nuovo aspetto poi un vostro feedback. Abbiamo pensato con Gloria, anche con Roberto, quando ci siamo parlati, al tema degli infortuni, cioè alle situazioni in cui tutto un investimento su un certo tipo di attività, per motivi che sono imprevisti, imprevedibili e anche di sfortuna, vengono messi a rischio, quindi quando ci sono delle situazioni esterne che impediscono di portare avanti il percorso di crescita che uno si era immaginato di poter fare. L'ansia e la competizione, io non l'ho sperimentata, l'ho sperimentata a scuola, ma immagino che sia qualcosa che si prova in maniera molto intensa prima di una gara importante. E poi il fatto che a volte gli obiettivi che uno si prefigge possono non essere raggiunti, e quindi bisogna anche fare i conti con i fallimenti, che a volte dipendono da fattori interni, a volte dipendono da fattori esterni, a volte fanno molto arrabbiare.
Poi c'è tutto il tema del giudizio pubblico della performance, perché immagino che quando sono dei partiti ci sia un pubblico, ci siano tante persone che guardano, sia internamente ma anche proprio persone che hanno occhi e che giudicano come si è giocato, come ci si è comportati in quel contesto, e questo può essere qualcosa che può essere stressante, per alcuni più stressante. Ci sono ragazzi che patiscono di più questi aspetti, ragazzi che ne patiscono molto di meno. Ci sono situazioni in cui ci si può sovrallenare, quindi con un alterato rapporto tra allenamento e recupero, e poi credo che ci possa essere anche una difficoltà a chiedere aiuto, per paura di deludere le aspettative, cioè dire io non ce la faccio perché ho tantissima ansia, non sto bene, non sto più dormendo perché ho l'ansia per scuola, più partite, eccetera. Credo che possa essere difficile dirlo, perché a volte si ha un po' paura di deludere gli altri, deludere se stessi, perché dirlo vuole innanzitutto dirlo a se stessi, ma anche le paure, le aspettative degli altri, che possono essere i pari, gli adulti. Poi forse anche, Gloria mi suggeriva, conciliare sport e vita sociale, perché a un certo punto forse si è comunque anche adolescenti, si ha voglia di andare in centro con gli amici, ma forse poi non c'è tanto tempo tra scuola e attività sportiva. Per questo mi viene da dire anche di fare attenzione ai ragazzi e alle ragazze che sono super brave in tutto, vanno benissimo a scuola, super brave a pallavolo, simpaticissime, nessun difetto, perché questo a volte si associa un po' a un perfezionismo, c'è poi una difficoltà ad accettare di sbagliare, di fare degli errori. Questo può essere poi un po' un problema, perché comunque ogni tanto lo sbaglio arriva. E anche i ragazzi e le ragazze che sono molto autodirettive, cioè che si pongono un obiettivo e quello è, non, caschi il mondo e lo si raggiunge comunque. Questo è un aspetto, come sempre, tutte queste cose hanno una, sono, volevo mettere l'immagine dei due lati della medaglia, ma non ho trovato un'immagine su internet che non facessero schifo, quindi non l'ho messa, però il concetto è che tutti questi aspetti qua possono essere delle grandi risorse. Autodirettività è importante, vuol dire che io mi pongo un obiettivo e lo raggiungo, caschi il mondo, e ci vuole per raggiungere degli obiettivi importanti nella vita. Il problema è che a volte i ragazzini si pongono degli obiettivi che sono un po' troppo, oppure obiettivi un po' sbagliati, e quindi nel momento in cui imbocchi la strada sbagliata o un obiettivo che non potrà mai essere raggiunto perché non ce la puoi fare, questo diventa un problema. Non so se mi sono spiegata. Attenzione anche ai ragazzi che hanno unici investimenti, cioè che puntano tutto su una sola cosa, a volte la scuola. Abbiamo ragazzine che vanno super bene ma passano tutta la vita, tutta la giornata a studiare. A volte può capitare che quella scuola non vada, per mille motivi, perché si è più stanchi, perché a quella cosa lì non ci si arriva, e allora controlla un po' tutto. E lo stesso credo possa valere anche per lo sport. La squadra, come dicevamo prima, è doppia lato della medaglia, quindi è un ambiente sociale dove si possono investire in nuove relazioni, relazioni importanti, ma può anche diventare un ambiente sociale chiuso. Io non conosco i contesti di sport di squadra, però ho in mente contesti anche classe o altri contesti in cui un ambiente sociale in cui ci si frequenta tantissimo può diventare a volte un ambiente sociale che, se le relazioni non sono ben gestite, può diventare pesante, quindi ci possono essere delle dinamiche che possono essere faticose. E poi un po' quello che dicevamo prima, cioè il fatto che i ragazzi e le ragazze possono avere paura di apparire deboli, perché questo potrebbe comportare il fatto di venire poi esclusi da un certo tipo di attività o di cose. E poi anche un po' il timore che se io mi faccio male o non performo più come avrei voluto, poi non servo più a nulla, quindi timore di venire messo un po' da parte. Su questo però davvero vorrei un po' di discussione dopo, perché il mio punto di vista è proprio esterno. Gloria mi ha aiutato, ma davvero vorrei i vostri occhi. Proviamo a vedere quali possono essere i segnali di allarme, cioè quando e come un adolescente può esprimere situazioni di disagio. Ne ho messe alcune, anche qui da integrare con le vostre esperienze, queste sono più su adolescenti che io incontro nella mia attività clinica. Quindi attenzione ai ragazzini che iniziano a dormire troppo, far fatica a svegliarsi, più del normale, nessuno si sveglia volentieri la mattina, io vi incontro tutti, ma anche a andare a letto tardi, a dormire meno, quindi avere un'insonnia importante. Non ci piace mai quando i ragazzini rimangono svegli la notte tanto tempo, perché di notte i pensieri diventano sempre brutti, sempre, le difficoltà sono sempre insormontabili, ci viene l'ansia, e spesso poi si è da soli di notte.
Attenzione alle alterazioni dell'alimentazione con aumento di peso o riduzione di peso importanti. C'è qua la dottoressa Goreva che saluto molto molto volentieri. Il peso è un indicatore, ma c'è anche il modo in cui si mangia, quindi attenzione a chi inizia a escludere certi alimenti, inizia a voler mangiare non più con il resto della famiglia, inizia sì, appunto a ridurre le porzioni, insomma, sono segnali da prendere, da cogliere per tempo. L'umore, apparire più tristi, essere più privi di energia, meno allegri, meno sorridenti. Attenzione all'investimento scolastico, quindi i ragazzini che andavano molto bene a scuola e che l'anno dopo invece è un disastro, che non gli sembra che non gliene frega più niente, oppure che hanno dei bruschi cali di rendimento. I ragazzini che sembrano vergognarsi tanto, che facilmente si sentono in colpa, pensano che tutto quello che capiti sia dovuto a un loro errore, a un loro sbaglio. I ragazzini che hanno un'alterazione dell'energia, che diventano più svogliati, più opaci, capita a tutti di avere la settimana, al mese in cui non si è proprio al top, però fare attenzione quando c'è proprio un cambio improvviso. E poi quando iniziano a diventare trascurati, a non lavarsi più tanto, a non curarsi, magari prima si truccavano, poi non lo fanno più, non essere più interessati all'aspetto fisico, che è un segnale di disinvestimento su di sé. Attenzione all'uso di sostanze, forse in ambito sportivo questo capita meno, perché si è più attenti al proprio corpo, perché il corpo è importante, fa fare delle cose belle, quindi ce ne si prende più cura. Attenzione ai ragazzi che non riescono più a concentrarsi nello studio, che diventano un po'... Nelle femmine questo è meno frequente, più che l'aggressività forse l'irritabilità, cioè si scazzano per uno nulla, rispondono male per qualsiasi cosa, sono più nervose, ecco, intrattabili. Condotte devianti vuol dire fare combinare guai in giro per la società, secondo me non è il caso delle vostre ragazze. E anche però attenzione alle ragazzine che iniziano a disinvestire nelle relazioni, cioè prima uscivano con avevano delle amiche, ci uscivano e improvvisamente no, non più. Questo bisognerebbe provare poi un po' a capire come mai, come avviene, cosa è successo. Anche quando iniziano a dire non valgo niente, sono solo un peso, sarebbe meglio che non ci fossi, oppure quando dicono cose più serie tipo penso di voler morire, queste cose qua ovviamente vanno prese subito molto 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 sul serio. C'ho bisogno del caricabatterie, forse non aspetta. Ok, quindi questi sono alcuni segnali di allarme. Oppure i ragazzini che, a cui piacevano tanto alcune cose, che improvvisamente quelle cose non sono più di interesse, non danno più piacere, non sono più, può essere dalle cose più strane, anche lo sport stesso, ecco. Quindi quali disturbi possono esordire in adolescenza? Disturbi d'ansia, anche l'ansia di attacchi di panico, fino alle difficoltà proprio a frequentare la scuola, tutto il tema dell'umore, quindi la depressione, fino al tema dei tentativi di suicidio e delle ragazzine che si tagliano. Disturbo bipolare, che è quel disturbo in cui ci sono delle fasi in cui si è giù di umore e delle fasi invece in cui l'umore è molto elevato, in cui ci si sente Superman. E disturbi alimentari, sia l'anoressia, cioè quel disturbo in cui si mangia di meno e si perde peso, e la bulimia invece è quel disturbo in cui ci si abbuffa e poi si vomita. La psicosi e disturbo della dipendenza da sostanze. Pensando di nuovo allo sport, possono forse esserci dei momenti di particolare vulnerabilità, questo però davvero poi dopo mi fa piacere se ne parliamo, la gestione degli infortuni, raccontavo prima dal punto di vista di medico della neuropsichiatria infantile in ospedale, mi è capitato di incontrare delle ragazze che dopo aver investito tanto sullo sport e aver avuto dei problemi fisici hanno dovuto interrompere, quindi questo interrompendo anche tutti quelli che sono gli effetti positivi che lo sport dà, ha poi provocato un po' un crollo, una difficoltà importante. Attenzione, vabbè, preparazione di una gara importante, aumento della pressione per particolari passaggi o successi, cioè quando poi le cose vanno super bene, magari può anche essere il momento in cui si inizia a realizzare che, oddio, sta andando veramente tutto molto bene, quindi ho più paura.
passaggi di ciclo, adesso io non so bene come funziona la pallavolo, penso banalmente alla scuola quando si cambia ciclo scolastico, perdita di punti di riferimento, un allenatore, un adulto che è particolarmente significativo e per qualsiasi motivo poi non c'è più, fallimenti e anche scatti di crescita in cui di nuovo il corpo cambia e bisogna un po' riprendere le misure col corpo che è nuovo. Che cosa fare? Cose molto molto semplici. Io credo che un punto sia interrogarci come adulti a come educhiamo i fallimenti e come accompagniamo i ragazzi nei fallimenti, che credo sia un po' la chiave per poter essere felici e stare bene, non tanto il successo ma come aiutiamo a gestire le situazioni di fallimento. E altro punto che volevo lasciarvi è che chiedere ai ragazzi come si sentono non è pericoloso. Non vuol dire aprire un vaso di Pandora, non vuol dire nulla di sbagliato. A volte anche chiedere ai ragazzi, se li vediamo particolarmente tristi, particolarmente cambiati, chiedere se hanno dei pensieri suicidari o pensieri di farsi male, questa cosa non è pericolosa, non gli facciamo venire in mente strane idee. Quindi non abbiamo paura di chiederlo, non solo ai ragazzi, ma anche ai nostri coetanei adulti, familiari. Non è una cosa che è dannosa, questo ci tengo a dirlo dal punto di vista proprio scientifico. E poi ricordarsi che bisogna aprire delle possibilità di scambio con i ragazzi, cioè fare in modo che i ragazzi sappiano che con noi si può parlare. E questo in genere lo si fa prima che arrivi la crisi, cioè si aprono delle porte e poi il ragazzino un po' sceglierà a quale adulto affidare i suoi pensieri, perché magari non andrà a parlare a mamma o papà, ma andrà a parlare allo zio, all'allenatore, al fratello o al cugino. Però lasciare un po' delle porte aperte, di modo che loro sappiano che se c'è qualcosa che non va, qualcuno nella cerchia degli adulti può essere un riferimento. Anche il genitore, la mamma dell'amica, può essere a volte una persona di riferimento. Quindi gli adolescenti hanno bisogno di essere in relazione con un adulto che sia coinvolto, cioè che loro sentano che fa il tifo per loro. Tifo, adesso qua forse è un'espressione che non va bene, che prende le loro parti, che ci tiene a loro, che vuole il loro bene. Hanno bisogno di adulti che siano capaci di leggere i segnali che i ragazzi stessi mandano, che comunichino calore emotivo e offrano aiuto quando questo è necessario, che sembra una cosa semplice ma non è del tutto scontata. Ora proviamo a pensare che cosa effettivamente si può poi fare se noi intercettiamo un ragazzino che non sta bene concretamente. Roberto mi ha detto che questo poteva essere utile. Come vi raccontavo prima, il malessere sta su un continuum, come lo spettro dei colori, quindi da un lato la crisi è fisiologica e dall'altra l'emergere di un disturbo psichiatrico, prendiamo questi due estremi. Quindi non tutti i ragazzi hanno bisogno dei massimi aiuti, ci può essere una gradazione di aiuti che si possono offrire. Dunque, vi spiego un attimo come funziona il servizio pubblico e poi possiamo provare a vedere invece quali altre risorse ci sono. Io faccio molto il tifo per il servizio pubblico, so anche però che il servizio pubblico in questo momento è un po' faticato e quindi insomma, bisogna anche pensare a come veramente funziona la realtà. Ogni bambino o ragazzo, come ha un pediatra di libera scelta, un medico di base, ha anche un neuropsichiatra infantile di riferimento sulla base della residenza. Potete chiedere al medico di base, al pediatra, qual è il servizio di neuropsichiatria infantile a cui voi come nucleo di residenza fate riferimento. I servizi sono servizi di neuropsichiatria infantile, servizio di psicologia, anche il servizio sociale, perché a volte i problemi sono anche più di tipo organizzativo, non per forza psichico. L'idea è che i neuropsichiatri, gli psicologi stiano vicino a casa perché possano interagire col mondo del ragazzo, con la scuola, con la realtà di tutti i giorni. Dopodiché, da un punto di vista di servizio pubblico, se ci sono delle situazioni di grande preoccupazione, cioè se incontrate un ragazzo che dice delle cose che vi preoccupano tanto o fa delle cose che vi preoccupano tanto per la sua incolumità oppure perde peso o vedete che si taglia o si fa del male, esistono gli ospedali, esiste il pronto soccorso della Regina Margherita a cui si può fare accesso sempre giorno e notte, e poi ci sono anche altri pronti soccorsi, credo che vicino qua ci sia Chieri, insomma avete in mente la rete degli ospedali. Dopodiché non tutti i ragazzi hanno bisogno di un neuropsichiatra infantile e ci sono tante altre situazioni per cui si può iniziare con un altro tipo di presa in carico. Sempre rispetto al discorso neuropsichiatra infantile e servizi pubblici,
l'accesso sia al servizio di psicologia che ai servizi neuropsichiatria infantile deve avvenire sempre subordinato al consenso di entrambi i genitori, e questo è così, cioè i minori non possono praticamente mai andare per conto loro a farsi prendere in carico. Questo è un limite e anche insomma, una valorizzazione del ruolo dei genitori. Quindi parlando ai non genitori in questa stanza, se io sono preoccupato per un ragazzino che non è mio figlio ma un mio atleta, comunque devo segnalare questo ai genitori, a meno che non ci sia una situazione di emergenza per cui chiamo l'ambulanza, lo porto in pronto soccorso, questo ovviamente lo stato di necessità si può applicare sempre, però se no il passaggio, quindi parlo agli allenatori come fossero un po' degli insegnanti, è sempre di coinvolgere i genitori, quindi di segnalare questa fatica che voi avete intercettato alle mamme e ai papà, a volte incontrando le stesse preoccupazioni che avete trovato voi, a volte invece può capitare che le preoccupazioni non siano state lette e vi dicano ma cosa vuoi, mio figlio sta benissimo, non c'è nessun problema. Questo parlando tanto con la scuola a volte capita. E poi anche il ragazzo stesso, cioè bisogna capire se quel ragazzo ha motivazione, ha desiderio di essere aiutato, perché sennò è un po' un pasticcio. Poi si può sempre aiutare i genitori e in quel modo aiutare il ragazzo, però riuscire a fare in modo che il ragazzino riconosca la sua fragilità per poter attivare un percorso di aiuto è fondamentale. Dopodiché ci sono altri livelli, io ho parlato della neuropsichiatria infantile, servizi di psicologia nel pubblico, ma per esempio in molte scuole ci sono di psicologi della scuola, a cui i ragazzini, credo firmando un foglio inizio anno in cui i genitori acconsentono, possono rivolgersi in realtà liberamente. Cioè, prima, insomma, lo direte voi, ma so che in molte scuole funziona che inizio anno i genitori firmano una liberatoria e poi il ragazzino liberamente e spontaneamente può andare a fare alcuni colloqui con lo psicologo della scuola. Questa trovo che sia un'ottima risorsa. Poi lo psicologo della scuola, se rileva che ci siano delle problematiche cliniche, contatta mamma e papà e si muove avanti. Gli psicologi e psicoterapeuti sono anche disponibili privatamente, che può essere un inizio di percorso, e poi lo psicologo saprà indirizzarvi se c'è una problematica più seria per cui c'è anche bisogno di una presa in carico neuropsichiatrica infantile. Giustamente Roberto vi ricordava di far presente che magari ci sono avete delle assicurazioni sanitarie che coprono tutti questi tipi di interventi a livello di regime privato, quindi tutto sommato poi non è una spesa così rilevante. E poi se ci sono dei dubbi si può sempre andare a fare una visita in neuropsichiatria infantile. Io avrei finito, non so che ore si sono fatte, ma siamo on time e quindi vi lascerei con una frase che amo molto e poi apriamo per la discussione. È una frase di uno psichiatra francese che si occupa di adolescenti che dice: mi sembra che gli adulti sottovalutino troppo il fatto di essere portatori di speranza per tutti gli adolescenti. Ora, gli adulti sanno, per averlo vissuto, che dopo la pioggia e la nebbia può ritornare il sole, che vale spesso la pena di aspettare e che generalmente la sofferenza sfocia in un piacere che non poteva essere riconosciuto né talora nemmeno immaginato a priori. Ora, un adolescente alla ricerca di se stesso non sempre lo sa, ma più di un'altra cosa hanno bisogno che quegli stessi adulti attestino con la loro esistenza che la vita è interesse in sé, indipendentemente dai fallimenti, dalle sofferenze, dalle inevitabili delusioni. E questa è la prima prevenzione, nonché la motivazione più efficace per infondere in un adolescente la voglia di prendersi cura di sé. Adesso tocca a voi però. Sono domande, io romperei il ghiaccio io, Chiara. Bellissima presentazione, dovrei rivedermela tutta perché ci sono tantissimi spunti. Vorrei capire meglio la gestione del fallimento. Dal punto di vista medico, psichiatrico, cosa si intende per fallimento? Cosa intendono i genitori, quindi sentire anche un genitore, cosa intende il genitore per fallimento, cosa intende l'allenatore per fallimento? Perché secondo me ci sono dei livelli di interpretazioni differenti, o meglio, mia figlia non gioca, ha fallito? Mia figlia si è fatta male, per colpa sua, ha fallito? L'allenatore come vede questo?
il medico come vede questo, il genitore come vede questo. Quindi secondo me la gestione della, effettivamente di questo tipo di problematica è centrale. Se potessi dare la tua interpretazione, poi vorrei sentire un genitore e un tecnico su questo. Infatti non c'è un ma dunque, non so se c'è una definizione medica, dal mio punto di vista fallimento è quando io ho l'aspettativa di poter realizzare qualcosa e questa cosa non si realizza. Tendenzialmente perché in qualche modo io non sono riuscito a fare quello che avrei desiderato fare. Può capitare su mille cose nella vita, fallimento scolastico, fallimento rispetto ad alcune, non so, una possibilità di applicare per un lavoro che non si realizza, di riuscire ad avere una performance sportiva che non riesco ad avere. Io credo che il tema sia che in realtà il fallimento è la più preziosa delle occasioni che abbiamo, perché nel momento in cui io vorrei riuscire a fare una cosa e non ci riesco, quella è un'occasione di apprendimento. Se pensiamo, noi abbiamo imparato a fare le cose che sappiamo fare perché abbiamo fallito, abbiamo imparato a scrivere perché prima non eravamo capaci, poi ci abbiamo provato e l'abbiamo fatto, abbiamo imparato ad andare in bicicletta perché siamo caduti tante volte e via via così, no? E anche nel momento in cui io ho le prime relazioni affettive, sbaglio, sicuramente sbaglio nel modo in cui mi relaziono, in cui mi approccio, però grazie ai fallimenti che ho avuto cresco e quindi credo che il punto sia sottolineare come il fallimento e le cose che non si realizzano come io desidererei sono delle occasioni di crescita, quindi che in realtà è proprio lì che sta il tesoro in qualche modo, cioè che lì sta la possibilità che io mi ridefinisca, mi ponga dei nuovi obiettivi, capisca anche, faccia un processo di un po' di analisi di quello che non ha funzionato, quindi provi a riflettere sulle le mie componenti che hanno portato al fatto che quella cosa lì, non so, prendo un 4 di matematica, adesso la tendenza è dire l'insegnante è brutto cattivo perché ha sbagliato a insegnare, forse invece il tema è dire va bene, preso 4 di matematica, ok, ma cosa non ha funzionato, cosa non hai capito, hai sbagliato il modo in cui hai studiato, hai sbagliato le cose da studiare, ti sei dimenticato un pezzo, sei andato in ansia, non sei riuscito a siccome eri troppo spaventato a gestire bene le tue emozioni, eri troppo terrorizzato dall'interrogazione, quindi hai fatto scena muta anche se ieri a casa le cose le sapevi. Credo che rileggere le esperienze di fallimento ci possa solo portare a la volta dopo fare meglio. Però Gloria, se tu hai idee, intervieni, però se no sentiamo. Vorrei sentire un tecnico, Daniele Sciarrocca. Sì, proprio. Vuoi sentire Daniele, cioè, la gestione della sconfitta in campo, se viene, come viene interpretata, se come fallimento, come la gestisce, come gestisce le ragazzine che non giocano perché semplicemente sono più indietro rispetto alle altre e quindi non possono giocare in quel momento, magari si arriva alla sconfitta. E poi voglio sentire un genitore proprio sulla stessa cosa. Grazie Daniele. Ma è complicato perché tocchi un nervo scoperto. Io sono ammetto di essere la persona peggiore che poteva salire qui sul palcoscenico per ciò che riguarda la gestione dei fallimenti, nel senso che io ho faticato tanto ad accettare il concetto di sconfitta anche in campo, cioè non entrava proprio nel mio vocabolario, non era contemplata, no? E di conseguenza trasmettevo anche questo concetto, perché questa idea che non si potesse perdere, in realtà poi si gioca, si vince, si perde, e chi vince, c'è chi perde ogni partita, no? Quindi era la cosa più semplice, ma non mi entrava, insomma, non mi entrava. E finché poi in realtà piano piano sono cresciuto anch'io, dopo aver superato l'adolescenza, magari un po' più in là rispetto agli altri, ma sono cresciuto anch'io, e abbiamo iniziato ad approfittare delle sconfitte, più che dei fallimenti, no? Interpretando la sconfitta come sconfitta e non come fallimento. No? Intanto focalizzando l'attenzione non tanto sul risultato finale, ma sul percorso. Quindi noi parliamo sempre di percorso,
È difficile che adesso andiamo a parlare della partita come obiettivo che assolutamente bisogna, se no crolla il mondo, se no siamo tutti morti. No, quello che conta è ci poniamo un obiettivo da raggiungere tutti insieme, facciamo l'impossibile per raggiungerlo, ma quello che conta è il percorso che facciamo insieme per raggiungerlo, sapendo che a volte questo non è sufficiente, perché c'è anche l'avversario che magari continua a essere più forte e si perde ugualmente, e va bene così. Poi è chiaro che in quel momento fa male, perché è inutile negare che magari uno non ci dorme anche la notte, no? Però abbiamo un pochettino spostato l'attenzione su quello che è il percorso. E questo ha aiutato me, ma io penso anche le ragazze, a fortificarsi anche nella sconfitta, perché poi alla fine, insomma, dopo tante difficoltà, le ho viste sempre uscire un po' più forti. No? Io, mentre parlavamo, mi sono reso conto, ma un minuto questo zitto, no? Che ad esempio, tanti anni fa, quando ero giovane, ci è capitata una ragazzina di cui non mi sono neanche accorto, ma ero giovane anch'io, che poi ha avuto disturbi del comportamento alimentare, anoressia, eccetera. Non mi sono accorto di nulla, ma di nulla, no? Questa roba però poi mi è rimasta in testa, no? Dico, è possibile che... Cioè, la vedevo tutti i giorni e non mi si è accorto di nulla. Poi in realtà, no? Uno inizia a essere più attento, a vedere, a osservare di più, eccetera, e mi sono reso conto che i genitori non vedono nulla. Non vedono nulla, ma nulla. Cioè i genitori non si rendono conto, no? E poi aggiungo un pezzettino, perché che magari la ragazza perde 6 kg in 2 mesi, ma non se ne accorgono. E mi dicono, ma davvero? Eh sì, è vero, c'è la bilancia. Così. No, ma questo per dire che non ero solo io distratto, siamo un po' tutti distratti, presi da mille cose, no? E così via. Però ecco, una cosa invece volevo sottolineare che secondo me è fondamentale. In questa sala ci sono tanti genitori di ragazzi più piccole, dove c'è ancora quel legame che dicevate prima, genitore e bambino. Non ci sono genitori, tranne una mamma, di ragazze che hanno più di 14 anni o che sono in quella fascia di età di 14, 15, 16. C'è più nessuno, eh? Nessuno. Questo è, secondo me, un segnale, e l'abbiamo sponsorizzata assolutamente allo stesso modo l'iniziativa, anzi, molto caldeggiata ancora oggi, no? Abbiamo spostato una partita, abbiamo annullato gli allenamenti, cioè abbiamo fatto in modo di creare le condizioni per esserci, nessuno. Questo anche probabilmente dovrebbe far pensare anche, lo dico anche ai genitori che sono qui, che ci siamo sempre finché pensiamo che sono piccoli. Appena questa fascia di età cresce un pochettino, passaggio di ciclo. Sì. Non so perché, cioè non riesco a spiegare perché. Poi magari ci sono sempre le partite, no? O meglio, quando non ci sono, per far sentire ancora di più la figlia in colpa, perché poi scattano anche quelle robe lì, sì, succedono anche queste cose. Ci sono delle mamme che non vengono più in palestra per protesta, ma contro le loro figlie che giocano male, delle robe folli, no? Però al di là di questa nota di colore, mi ha fatto pensare il fatto che crescono le ragazze, che poi in realtà sono ancora piccole, vi parliamo di 14 anni, dove iniziano davvero tanti problemi, perché abbiamo visto il picco 14-15, e i genitori spariscono, non si accorgono che perdono peso, non si accorgono neanche che hanno problemi sul viso, cioè se si fanno un piercing o se non neanche alcuni, non è possibile. Allora lì nasce un altro problema, e chiedo di nuovo a voi,
spesso si crea un rapporto di fiducia, staccandosi dai genitori, con qualcuno dello staff. Ad esempio, nel mio staff allenatori siamo in tanti, siamo in sei, no? E spesso loro riescono ad avere poi, chi più con uno, chi più con l'altro, un rapporto, come dicevamo prima, no? Il problema è poi, e c'è anche il genitore, e lì siamo in serie difficoltà, perché la prima cosa che la ragazzina dice, assolutamente non dire niente a mio padre o a mia madre, assolutamente, proprio che non se ne parli, no? Cioè puoi dirlo a chiunque ma non a loro, cioè, mi viene... Però è complicata la cosa, perché noi ci troviamo a volte e dice, mo che si fa? No? Che si fa? Come la... quindi adesso devo dire, almeno nel nostro piccolo siamo molto più attenti, guardiamo anche come respirano anche durante la partita, da niente non ci accorgiamo di nulla. Adesso siamo attenti anche, è capitato non più di una settimana fa, che questo che respirava un po' strano, dico, ma tutto bene, cambio, un attimo, però c'è poi comunque ancora quell'aspetto lì. Ci siamo noi, ci sono le ragazze e ci sono i genitori. I genitori che hanno bisogno di neuropsicologa, di fare dei corsi, E a volte quando dicevo qualcosa a un genitore che stanno un po'. La risposta è, ma davvero? Ma no, e quindi è complicato, perché poi si rischia di, sì, non può stare lì vicino, ma ci si può dire. Sì, io credo sia molto bella questa cosa che hai raccontato, del fatto che poi siete in tanti adulti e i ragazzi poi scelgono un po' l'adulto a cui fare riferimento. Questa è una cosa bellissima che accade e tenetevela preziosa, curate questa possibilità. Capisco molto bene, nel senso che anche noi medici a volte poi ci troviamo in quella posizione lì, ci raccontano delle cose, ma non te le racconto, ma tu non dirle a mamma e papà. E lì è un po' il fatto che gli adolescenti fanno un po' i furbi, quindi triangolano e ci mettono anche tanto in difficoltà. E quindi bisogna un po' trovare un equilibrio tra cercare di preservare una relazione significativa, il fatto che ci hanno scelto per condividere delle cose molto importanti e intime, però anche sapere identificare le situazioni in cui invece le cose vanno dette, perché gli adulti si parlano, gli adulti condividono le responsabilità, gli adulti si prendono cura di te, perché sei piccolo, anche se sei grande, apparentemente grande sei piccolo, e delle cose importanti gli adulti devono parlare tra di loro. Quindi insomma, fare attenzione a non promettere, non promettere che tutto verrà tenuto segreto, perché insomma si inguaia, soprattutto se poi succedono i casini, offrire di fare una mediazione rispetto ai genitori, cioè possiamo dirgli insieme, possiamo parlare insieme, a volte poi funziona, va bene, allora happy ending, a volte le paure del ragazzo vengono confermate poi dal fatto che le mamme e i papà fanno fatica a accettare il fallimento, accettare che il figlio non è come se l'erano immaginato, ci sono delle aree di ombra, delle fatiche che loro non... E poi a volte c'è anche un po' il dire che dà fastidio magari non essersene accorti, e quindi la reazione magari può anche essere un po' ma cosa dici, non è vero. E lì c'è un processo di lavoro, credo che far sentire anche ai genitori che c'è un'alleanza tra adulti, cioè che l'importante è il ragazzo, che quindi si è lì tutti per quella ragazzina, per quel ragazzino, insomma l'obiettivo è il benessere di quella persona a cui tutti si tiene. Però sì, cioè, a volte il percorso di avvicinamento, un percorso di cura è un percorso che riguarda più il genitore, che la ragazzina è già pronto, ci andrebbe domani, il genitore no, per mille motivi, anche perché i ragazzini vivono in un mondo in cui va un po' meglio, come dicevi, le cose sono cambiate, stanno cambiando, i ragazzini hanno più consapevolezza del loro benessere anche mentale. I genitori magari no, magari per i genitori pensare di andare allo psicologo è ancora una novità, una vergogna, per un ragazzino no, cioè andrebbe veramente il giorno dopo, perché il mondo in cui vivono è un mondo in cui si parla molto di più di queste cose.
anche tra pari, quindi si fanno molti problemi. Però quale tuo intervento? Vieni. Devo aggiungere ancora una cosa che devo dire, poi sono un po' perso. C'è un aspetto che secondo me andrebbe aggiunto ancora tra tutte le cose che vi ho detto, che è relativo alle somatizzazioni. Cioè a me capita, e credo capiti in tutte le squadre, quando una ragazzina si sente in difficoltà o per ansia da prestazione, o perché si sente inadeguata alla situazione, o perché ha paura di deludere qualcuno, magari l'allenatore in primis, ma non solo l'allenatore, a volte anche i genitori, la squadra, l'ambiente, il compagno, insomma, ha paura di deludere, inizia a avere male da qualche parte. No, male al gomito, male al ginocchio, male alla spalla, male alla schiena, mal di pancia, insomma. E ci sono delle ragazze che spesso hanno male. Allora io aggiungerei anche questo campanello d'allarme. Quando uno ha tanto male, che sta sempre male, che si ripete, ritorna spesso questa cosa qui, potrebbe anche essere, non è detto, per carità, uno magari sta male. Però, abbiamo visto tante volte che dietro a quei disturbi lamentati in realtà c'era altro, c'era la situazione di disagio. Sono d'accordo al 100%, questo noi lo vediamo con la scuola. Può essere un fenomeno inconsapevole, cioè a volte l'ansia passa attraverso il corpo. Io non ho provato le partite, ma prima di una verifica di matematica mi veniva mal di pancia, ma non è che mi veniva davvero mal di pancia, non era per finta. A volte invece può essere un modo, non ce la faccio a dire che non ce la faccio e quindi dico che ho quel male. Quindi bisogna fare attenzione, perché a volte il ragazzo è consapevole di usare quella cosa lì perché non può dire in parole quello che non riesce a fare, a volte è proprio il corpo che parla al posto della mente, cioè al posto delle parole il corpo dice guarda che non ce la fai, quindi, però sì, assolutamente, certo. E anche in quel caso lì, quando partono le indagini diagnostiche sul male del ginocchio che alla lunga non porta la linea, uno può anche provare, no? Così, a mettere il campanello dall'arco, questo è il genitore, magari può essere anche un momento così che potrebbe anche avere bisogno di un aiutino, no? E quello viene abbastanza vissuto male, quel momento lì viene vissuto male. Abbiamo presente anche noi da questo lato, sì. Perché è difficile. Meglio che abbia, esatto, male al ginocchio. Esatto. Difficile da accettare. Io volevo dire una cosa invece dal mio punto di vista. Non ho mai lavorato molto nella pallavolo, ma io ho fatto 3 anni l'osservatore per il Torino Calcio e ho lavorato molto con la pallacanestro in Serie A, con la pallacanestro Torino femminile. Una delle colpe più grosse ce l'hanno i genitori, che mettono delle aspettative sui ragazzi che non sono assolutamente attendibili. Cioè, voglio dire, una ragazzina che è alta 1,70 m, voglio vedere come fai a farla giocare centrale. Voglio dire, ci sono dei ruoli e dei fisici. Bisogna avere anche la capacità di non mettere ansia, perché poi più delle volte cosa succede? Ah, porto via mia figlia da quella squadra perché l'allenatore non lo capisce. Vai a squilibrare una ragazzina che aveva trovato un suo equilibrio, un ragazzino che stava bene in quel nucleo, no, però la mamma e il papà pensano che se va a giocare nell'altra, a Lingotto, perché l'involley non la capiscono, va da un'altra parte, diventerà un fenomeno. È sempre 1,70 m e se va già bene a fare il libero, ma se anche non dovesse arrivare in Serie A ma giocare in un campionato inferiore, l'importante è che giochi e che si diverta. Invece molto spesso, e questo l'ho vissuto, ripeto, nel calcio è ancora molto più presente questa cosa, i genitori mettono le aspettative nei loro figli, e questo è sbagliato. Io in 3 anni ho visto giocare un fenomeno che si chiamava Tommaso Pobega a Trieste, e il Torino non l'ha neanche comprato, oltretutto l'ha preso col Milan. Quindi voglio dire, a Torino io mi ricordo che ho visto crescere Morello, ho visto crescere Lubia, ma quelli erano già dei fenomeni quando avevano 12 anni, quando erano lì a Settimo. Non capita tutti i giorni, quindi bisogna lavorare con quello che si ha
portandole, però i genitori secondo me non devono dare pressione ai propri figli, devono fare quello che gli piace. Gli allenatori sanno, poi voglio dire, in una società come questa dove c'è, se no non ci sarebbe una serata come questa, gli allenatori sanno cosa fare sicuramente. Facciamoli crescere, facciamoli divertire senza mettergli ulteriori pressioni oltre alla scuola e a quello che vivono tutti i giorni, perché noi fortunatamente non abbiamo vissuto quello che stanno vivendo loro. Noi siamo stati molto fortunati, siamo arrivati in un certo periodo e abbiamo avuto il periodo di crescita. Loro sono presi, cioè apri un telegiornale oggi è un dramma. Noi vivevamo gli anni 60, 70, 80 dove c'era molta più felicità. Oggi anche, cioè noi siamo cresciuti con le canzoni allegre, questi qui crescono con le canzoni che sono dei disperati, cioè voglio dire, no? Già non capiscono neanche più bene come funziona il mondo, quindi cerchiamo di non mettergli mai troppa pressione, perché non se lo meritano. Facciamogli divertire, che è la cosa più importante. Ma soltanto, Chiara, soltanto vorrei, perché mi ha incuriosito quello che ha detto Daniele sul fatto che non siano presenti i genitori dei ragazzi di quella fascia di età. Perché? Io sono presente e avevo una domanda. Vai. Facciamogli parlare. No, sono d'accordo su questa cosa, perché invece io devo dire ho apprezzato molto, cioè ci tenevo molto a dire, perché secondo me invece questa è una bella occasione. E volevo tornare invece alla riflessione sulla gestione del fallimento dal punto di vista, diciamo così, di chi gestisce la squadra, ma anche di noi genitori a casa, no? Rispetto a quello che tu dicevi prima di questa fase di passaggio in cui comunque loro devono sganciarsi, no? Cioè io personalmente trovo che la cosa più difficile da genitore, non tanto per i fallimenti sportivi di cui personalmente non mi importa, ma in generale sia capire qual è la giusta distanza, no? Cioè che nel momento in cui io vedo il fallimento o anche solo la sconfitta, no? Come diceva Daniele, cioè nel singolo episodio, no? Il mio ruolo è sempre, cioè io ho sempre, non so mai bene quanto devo diciamo così, intervenire attivamente per compensare la sconfitta o per trovare la soluzione o per aiutare a trovare la soluzione, quanto invece devo lasciare che la soluzione venga trovata o che la sconfitta venga vissuta, no? Nel senso che poi se il dolore o il dispiacere o il fallimento crea un disagio troppo grosso, magari poi non si riesce a uscirne con quell'apprendimento che invece è la finalità ultima, no? Viceversa, se intervengo troppo, di fatto mi sostituisco, no? Quindi il problema secondo me è capire quali possono essere le strategie per saper interpretare bene nella singola situazione qual è l'atteggiamento più giusto da tenere, laddove per me più giusto significa che alla fine fa crescere il ragazzo in autostima, in sicurezza e anche il risultato il più possibile, no? È un'osservazione molto pertinente, credo che questa sia un po' la sfida dell'essere genitore di un adolescente rispetto a qualsiasi contesto. Non so dare una risposta, mi viene da dire che forse il tema è un po' lasciare una porta aperta, cioè lasciare una disponibilità e che la ragazzina possa utilizzarla a seconda di quello che è il suo bisogno in quel momento lì. Capita poi spesso che se uno si avvicina troppo, il ragazzo ringhia e dice ma fatti i fatti tuoi, se uno sta troppo lontano invece mi hai abbandonato, non ci sei stato. Quindi questo insomma credo sia esperienza quotidiana, credo che appunto il tema sia fare capire che noi ci si è in qualsiasi momento e che loro possono usarci un po' come ne hanno bisogno in quel momento. A volte lo fanno anche in momenti abbastanza sempre, non quando noi eravamo lì seduti sul bordo del letto, ma lo fanno nei tempi e nei modi che vanno meglio a loro, anche riservandosi poi degli spazi, non so come siano fatte le famiglie, ma degli spazi e dei tempi
di tranquillità e di disponibilità, anche facendo magari delle cose insieme, perché magari poi facendo la cosa che nasce dallo spazio di una chiacchiera, di un confronto. Credo che questo sia un po' il tema dell'essere genitore di un adolescente, cioè quanto devono sbucciarsi le ginocchia e cadere e quanto devo proteggermi dal fatto che questo avvenga. Onestamente non lo so, però magari ci sono altri genitori che hanno dei pensieri più diretti sull'esperienza. Secondo me appunto lasciare aperta la porta, cioè fare cogliere che la disponibilità c'è a consolare, ma anche invece avere un ruolo più supportivo e insomma più meno materno, meno affettivo, e loro poi possono un po' scegliere in base a quello che sentono, di cui sentono il bisogno. Credo che la sfida sia quella per i genitori cogliere l'attimo in cui il ragazzo può essere recettivo, perché appunto se c'è questo momento di scontro bisogna avere forse pazienza, poi chiaramente l'esperienza di ciascuno, però il momento migliore è di cogli l'attimo e deve essere calzato, cioè secondo me hai i massimi risultati se dici la cosa nell'attimo giusto, se la stessa cosa detta nel momento sbagliato può avere effetti contrari, ecco. No, volevo aggiungere una cosa riguardo al fatto che abbiamo parlato del fallimento visto dall'allenatore, visto dal genitore, visto dal medico, ma forse dobbiamo anche provare a capire cos'è il fallimento per l'atleta, perché provare un po' a impersonificarsi, nel senso che oltre al fallimento di aver perso una partita importante, di non essere entrato in campo, che è quello che vive l'allenatore, che vive il genitore, in cui l'atleta vive anche il fallimento di aver magari deluso delle aspettative, ed è una cosa che si aggiunge a quello che prova il genitore, a quello che prova l'allenatore. E oltre a questo, comunque, secondo me non bisogna dimenticare la responsabilità che si possono sentire addosso i ragazzi, perché comunque io conosco la società, io giocavo nel Lingotto e si finiva i playoff pregando di non avere bimbolle nel girone, perché sennò si usciva agli ottavi invece che ai quarti magari. Per cui giocare in una società come questa vuol dire probabilmente avere anche delle caratteristiche fisiche e del talento, forse anche un po' in più, no? Rispetto magari a poter giocare in altre società, e questo però comporta una responsabilità anche per i ragazzi, perché magari si sentono in difetto nel dire magari oggi non me la sento di andare all'allenamento o preferisco fare qualcos'altro, e hanno paura di dire questa cosa, oppure se perdono sentono di più il fallimento perché hanno una responsabilità fisica proprio, cioè sanno che magari loro potrebbero arrivare più di altre persone che magari giocano in società, in squadre meno forti, quindi non sono state scelte, e questo secondo me è una cosa importante, sentirsi addosso una responsabilità già a 14 anni di dire cavolo, ma mi ha chiamato l'orango, mi ha chiamato il volley row, mi ha chiamato l'involley. È difficile da gestire come responsabilità, perché se poi io a 16 anni decido che magari invece volevo fare il cuoco o la modella o il medico, come faccio a dirlo ai miei genitori? Quindi forse bisogna provare a entrare nella loro testa ogni tanto, che non è facile, non so come. Altri genitori? I piccoli? Piccole? Qualche ragazza? Qualche ragazzina? No, stiamo a fare il pigiama party. Pigiama party, tutta pigiama party. Si nascondono, lasciano, non è il momento. Non è il momento. Dai, Smeralda. Ma io volevo chiedere una cosa sulla gestione del tempo, ogni tanto mi trovo scontro con la bambina, la piccola. Ero abituata con la grande, non c'avevo un testo, faceva, con la piccola e le medie prima, 11 anni. Finisco la scuola alle 2, tempo che arriviamo a casa a mangiare, sono già alle 3:15. E non so più adesso come gestire questo spazio suo da 3:30, 5:30, poi noi abbiamo 2 ore di spazio, dopodiché per venire in allenamento. Queste 2 ore ovviamente il giorno dopo ci sono tutti. E comincia a essere un po' pesante, no? Perché non c'è mai più stacco. Dalla mattina torna dalla scuola, devi subito fare compito per poi avere più stacco nella scuola. Allora
continuo tutti i giorni, mi raccomando, guarda bene domani, che diventa essere pesante, e a volte la vedo che lei patisce questa cosa, no? E comincia ogni tanto a essere uno scontro. Allora non so cosa fare, se lasciare lo spazio che si gestisca da sola, però ho anche paura che la perda, perché poi lei viene già un po' sul mondo. Allora, a volte la lascio e dico ok, adesso andiamo a cercare di andare a sport, a divertirti, non pensare, no? Poi dopo è solo che dopo rientrando a casa sono le 10 di sera e non ce la fa più. Allora, qual è mi sa che la domanda è nella già più piccolini, ma un po' quella di prima, cioè quanto lasciare che faccia esperienza, che se non studia in quelle due ore in cui avrebbe la mente lucida, poi non studia più e quindi si piglia un'insufficienza. E entra quella posizione ansiosa, appunto, perché dice adesso ho preso il voto basso e allora cosa faccio? E io cerco di dire ascolta, è più facile poco per volta ad affrontare la scuola che poi a recuperare quel voto, perché se arrivi all'ultimo a recuperare quelle 7, 6, 8 lezioni o che siano, è molto più difficile, no? Però forse una cosa che posso capire, forse una cosa che si può fare è provare a parlarne non nel momento non alle 2:30 del pomeriggio, non alle 3:30, cioè provare a prendersi un momento e dire senti, ma sta cosa che io tutte le volte in quelle due ore devo starti dietro e poi litighiamo e poi succede un casino, non mi va. Cosa possiamo fare? Cosa vuoi che io faccia? Perché ho notato che si è chiusa un po' già su questo aspetto qua, no? Parlare adesso, allora le lascio in mezz'ora il telefono e la perdiamo perché poi sul telefono, io ero al contrario, però poi condizioni varie, purtroppo c'è anche il telefono in mezzo, perché non classroom, perché anche questo uso, purtroppo dopo con Covid o col Covid ci troviamo, io la professoressa gli ho detto io se non ricevo nulla sul classroom è meglio, perché sono obbligata a lasciarla adesso il telefono. Che non è che ci devo stare sempre io dietro, cosa c'è sul caso, non capire. Invitiamo questi bambini di 11 anni a usare questo telefono, no? Però è una lotta continua. Ed è solo l'inizio, se posso permettermi. No, perché una grande, poi anche adesso telefono, è una guerra. Però è organizzato su tutto. Però è piccola, cioè deve anche imparare a organizzarsi. Imparare si fa anche pigliando qualche travata sul naso, che se la mamma organizza tutto il tempo al posto suo, lei non c'ha bisogno di sbattersi più di tanto per organizzarsi. Dopodiché, come dicevamo prima, un po' un equilibrio, nel senso che poi se piglia tante insufficienze non ce la fa più, va in ansia, si spaventa troppo, quindi è una questione di delicato equilibrio, però se la mamma organizza il tempo lei non ha nessun bisogno di farlo, quindi no. Esatto, cerco di lasciarlo ovviamente per non stare addosso, però l'ho lasciata anche che alle 5:20 correvamo di prepararci tutto, non è possibile che se ti lascio del tempo e fai cosa vuoi e poi non arriviamo al dunque, allora c'è questo scatto quindi che è un casino. Tanto è vero che a volte poi sono sincera, l'ho messa anche, non so se sono stata dura, l'ho messa anche davanti agli obiettivi, anche con la pallavolo stessa, io gli ho trasmesso un po' molto la passione, mi sono tutto un po' d'anni, no? Visto me giocare, cresciuta in palestra, gli dico hai obiettivo, se hai degli obiettivi, gli ho detto, per arrivare come ci lavori in palestra e nella vita, nella scuola. Allora, poco per volta, non ti sto chiedendo l'eccellenza, se era la grande era già, se non portava quello che con lei ho dovuto mollare molto il tiro, però molto paura di perderla, perché sì, e alla fine ci rendiamo conto che è l'ora di andare via e non abbiamo fatto nulla. Cosa faccio io? La risposta è non lo so. No, ok, però no, secondo me è molto pressante questa scuola che non c'è mai stanco, anche perché ho chiesto anche alle professoresse, ci cioè, sono delle vacanze natalizie, ragazzi hanno diritto di fare anche altro che la scuola. Sempre compito, fai il torneo e comunque finire i primi due giorni perché poi vai al torneo a cercare di liberarti da tutto, di tutto, fuori, c'è sempre cose, allora sto diventando veramente difficile gestire un po' questa sensazione di ansia, chiusura loro, o che si limitano, che non chiedono l'aiuto.
questo è quello che almeno io vivo da genitore, no? Poi... quella sfida. Io ho un'altra domanda. vengo solo io, ma basta. No, infatti, sono tutti. No, la domanda è se un concetto che io trovo, cioè che mi piacerebbe, su cui mi piacerebbe sapere di più, è quello che avevi definito il growing mindset, no? Quindi diciamo così, quell'atteggiamento mentale per cui io penso di poter comunque migliorarmi, non che mi sembra molto più interessante che non l'idea di vincere la partita o ottenere l'obiettivo, no? Cioè che non è l'obiettivo di per sé stesso, ma è, come diceva Daniele, il percorso, no? Cioè io comunque ho fatto oggi un po' più di quello che facevo ieri, poi magari non farò mai il massimo possibile, non importa, no? Però c'è sempre quel... Allora la domanda è: esistono delle strategie o hai dei consigli di lettura, di testi, di cose, eccetera, di che cosa un adulto, cioè di qual è un atteggiamento corretto e costruttivo di un adulto che entra in relazione con un adolescente per trasmettere l'idea che comunque la cosa interessante sia costruirsi, no? E migliorarsi progressivamente e risollevarsi se c'è il fallimento, eccetera, eccetera. Cioè, quali sono le strategie, se ci sono, che stimolano questo tipo di, anche di visione di sé, no? come di un organismo in continua evoluzione. Ma strategie non mi vengono in mente, e anche letture, però è un tema su cui sto un po' studiando per altri motivi, per cui se poi ti lascio una mail, se incontro delle cose faccio sapere. Io credo che tanto dipenda dal sottobosco in cui il ragazzino cresce, cioè qualcosa che è un po' quello che la famiglia trasmette, cioè un atteggiamento verso la vita di crescita e di curiosità e di pensare che, anche di ottimismo, cioè che ci si può costruire, si possono cambiare le cose, si può cambiare il mondo a più livelli, no? Quindi credo che sia innanzitutto un atteggiamento verso sé, verso il mondo che si costruisce in famiglia e che dipende anche da come i genitori incarnano questa cosa qua, perché anche i genitori sono dei modelli di un atteggiamento verso la vita di crescita. L'altro tema credo sia un po' il tema del fare del proprio meglio, che sembra una banalità ma non lo è, cioè io ho un obiettivo, un concorso, un esame, io posso solo fare del mio meglio, poi tutto il resto non dipende da me, e nel momento in cui ho fatto del mio meglio va bene, comunque vanno le cose. E anche pensare che mentalità di crescita vuol dire mentalità di crescita un po' a 360 gradi, quindi avere in mente che la persona si realizza in tante sfere della propria vita, nel benessere fisico, nel benessere mentale, nei risultati accademici, nei risultati sportivi, nelle relazioni che riesce a costruire, nelle cose che impara a fare nella vita, imparare a decide che vuole suonare uno strumento, che è incuriosito da aspetti nuovi e pensa che le novità sono qualcosa che possono diventare una ricchezza, che poi vuol dire anche incontrare l'altro come una ricchezza e pensare che anche si può dare un contributo al mondo in senso positivo, cioè che io posso impattare in maniera significativa e positiva per cambiare le cose, quindi come dire, è a più livelli, posso avere una mentalità di crescita rispetto a me stesso, rispetto alle mie relazioni, ma anche rispetto alla comunità e alla società in cui vivo. La squadra è una comunità, quindi se lo vediamo in ambito sportivo questo è molto importante, perché poi si diventa delle figure che trainano anche il gruppo, ecco. Quindi strategie non lo so, di nuovo secondo me torna al discorso del come educhiamo i fallimenti o gli insuccessi. Credo che sia qualcosa che con cui un po' si cresce, con cui si viene educati fino a quando si è piccoli, e credo che il tema del pensare di ogni volta fare del proprio meglio e anche di avere dei desideri alti, degli obiettivi alti, cioè di non spaventarsi, di sognare in grande, credo che sia qualcosa che li si trasmette un po' come genitori, come famiglia, anche rispetto ai propri, loro ci guardano il modo in cui noi viviamo i nostri insuccessi, i nostri fallimenti, le nostre delusioni.
quindi prendere spunto, cioè vale molto di più l'esempio di mamma e di papà, di come loro hanno gestito i loro fallimenti, i successi, eccetera, eccetera, rispetto alle parole che possiamo dire, esempio vivo che conta, io credo, così come sono il modo in cui l'allenatore gestisce anche l'insuccesso personale, nel senso che credo che uno ci investe tantissimo e poi non vanno, e quello è un insuccesso anche dell'allenatore, quindi in qualche modo loro guardano il modo in cui l'allenatore vive quella roba lì, poi si è tutti insieme sulla stessa barca, però innanzitutto qui si cresce anche come adulti, e credo che sia bello anche passare il messaggio che come adulti si continua a crescere, che per un adolescente vedere che la propria mamma, il proprio papà continua, anche se è adulto, a darsi degli obiettivi, a scoprire che ha delle nuove passioni, che quella roba lì non l'ho imparata ma adesso vado a studiarmi com'è perché mi interessa, che può essere su mille cose, nel lavoro, negli hobby, eccetera, questo credo sia una testimonianza importante, però strategia non mi viene in mente. Che dici, Roberto? Bene, volevo aggiungere solo veramente una cosa, riguardo appunto il discorso del modello e come essere noi modelli in generale, sia come insegnanti, come studenti, come genitori, per dire, nei confronti dei ragazzini. Quindi questo può essere forse l'unico modo con il quale, no, dare un modello positivo e di crescita sempre. E l'altra cosa invece che penso sempre è quello che lo sforzo, cioè provare a insegnare che lo sforzo paga sempre. Cioè insegnare a chiunque, a dire, se ti impegni, se fai le cose al tuo meglio, quello che c'è, qualcuno poi proverà, salterà 1,10 m, l'altro ne salta 2,20 m, l'altro farà 50 punti, l'altro ne farà uno, non importa. Ma se tu ti impegni e fai le cose al tuo meglio, no? Poi con tutta la squadra ci sarà, ma otterrai dei risultati. Magari non saranno i risultati massimi che penserai, però hai ottenuto quella crescita che te la dovrai portare sempre, no? E che sarà poi anche quella che dovrai tu trasmettere alla buona società, ai tuoi figli, no? Per far sì che, insomma, in generale, no? Questa società non vada sempre peggio, no? Ma ci sia una progressione, no? Nella vita sociale, no? Perché poi continua a dire noi siamo animali sociali, continua a pensare che, insomma, il fatto di vivere dentro i social network sia la cosa peggiore, cosa che, ripeto, io per altri versi in azienda accogliamo ragazzini giovani dove mi ritrovo a dover insegnare a dire buongiorno quando si entra dentro l'ufficio. Ed è la cosa peggiore, no? Cioè, questa apatia nei confronti l'apatia dell'empatia delle altre persone. Cioè che c'è una persona, che ce n'è un'altra, non importa, c'entra nessuno. Ognuno entra in un ufficio e fa quello che crede che è. Ed è questa la cosa che secondo me che io patisco di più, no? E di conseguenza nello sport invece io dico, se riusciamo ad avere a creare questo tipo di situazione empatica, no? Dove prima cosa di relazioni, tutti quanti riusciamo a fare, no? a cercare di fare in modo che tutti otteniamo il meglio, forse tutti ci si aiuta, no? E ci si collabora per non avere queste situazioni, perché poi, voglio dire, il fatto che ci sia tutta questa necessità di psicologi, psichiatri, voglio dire, che cosa è dovuto? Perché c'è stato questo tipo di, no, di tracollo negli anni, no? Nessuno lo sa, no? però è una cosa oggettiva. A questo punto forse probabilmente è darsi una mano a tutti quanti, probabilmente aiuterebbe. Non so se sono riuscito No, sono d'accordissimo, era un po' quello che volevo dire con il discorso del fare il proprio meglio. Mi permetto di chiudere che forse a volte bisogna anche educare a non prendersi troppo sul serio, sdrammatizzare un po', ironizzare, a farsi una risata e così. Quindi credo che questo possa a volte alleggerire. E anche perché essere degli esempi sempre tutti i giorni 24 su 24 cioè ogni tanto qualcuno svolta, no? Questo non è. Bene, fare un applauso. Grazie.
dottoressa, ringrazio ancora la pazienza dei genitori e gli staff tecnici, ci vedremo sicuramente in primavera per altre cose. E sì, ci sarà l'attestato per lo staff tecnico, naturalmente, perché è stato un momento di formazione questo, vero, per gli staff tecnici, poi Gianni Grosso ve li distribuirà. Ringraziamo ancora Chiara e Gloria. Speriamo, alla prossima. A marzo, vero? Ci vediamo sicuramente. Grazie mille. Chiara, Non avevo sperato, quindi non ci sono stati per fuori.